Ecco, la SBA scommette sui giovani, voi siete tre volti appunto che arrivano comunque dal reparto giovanile, allora dovrete affrontare questo campionato importante, qual è l'emozione e come lo affronterete? Allora, l'emozione ovviamente è tantissima perché personalmente è il primo anno da professionista, diciamo, e quindi è tutta una nuova esperienza e un nuovo mondo. Spero vada nel miglior modo possibile e che mi aiuti sia dalla parte sportiva che personale. Senti, ci sono giocatori come Fornara che magari ammiravi dai teleschermi o dagli spalti e oggi ci giochi insieme. Sì, sì, anche questa è una bellissima possibilità, importante per imparare dai giocatori più grandi di me con maggiore esperienza. Per me anch'io la stessa roba, una emozione veramente enorme, perché da giocare un under 17 o 19 a andare a fare allenamento, comunque giocare con la Serie B è un salto veramente grande che mi ha portato una felicità immensa quando l'ho saputo, e io darò il massimo, poi andrà come andrà, ma se do il massimo so che andrà bene. E a me con questi ragazzi della SBA, soprattutto quelli più vecchi che giocavano in Serie C, quest'anno siamo passati in B, li ho sempre ammirati, mi sono sempre stati simpatici, e soprattutto Carlino, il capitano, ha sempre avuto secondo me una marcia in più, mi è sempre piaciuto e quindi niente, sono molto felice di giocare. Insomma, una bella squadra che punta sì sui senior, non chiamiamoli vecchi, chiamiamoli senior, ma anche sui giovani. Il lavoro ovviamente sarà importante, sarà anche lungo, e speriamo che la città poi vi stia vicino, no? Come ha sempre fatto. Sì, sì, ma la città è sempre stata vicino a noi. Per me poi è il secondo anno che sono aggregato alla prima squadra, già l'anno scorso è stato bello, ha aiutato a sviluppare il mio gioco e la mia persona. E quest'anno anche giocare con dei ragazzi che vengono da fuori è un'emozione in più, perché si alza il livello ed è sempre meglio, diciamo.